Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Due piccole riflessioni sulla base della lettura che abbiamo ascoltato, abbiamo sentito qui che la predicazione del Vangelo è arrivata in quella grande città di Antiochia. Antiochia è un'antica città molto importante dell'oceano Mediterraneo, se uno volesse, un po' come oggi potrebbe essere Londra, insomma Parigi, che era un grosso centro, dove tra l'altro vengono informati che per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Ecco, è interessante però notare il modo in cui il Vangelo è arrivato ad Antiochia, perché ad Antiochia sono andati in conseguenza della persecuzione scoppiata al tempo di Stefano. Abbiamo sentito nei giorni scorsi che Santo Stefano, proprio martire, viene ucciso. La prima ventata di persecuzione a Gerusalemme, cosa fanno? Gli altri scappano. Perché si potevano far ammazzare tutti quando c'era ancora tutto il mondo da evangelizzare, si disperdono. E quindi questa dispersione causa l'arrivo dei primi evangelizzatori ad Antiochia. E Antiochia diventerà poi un importantissimo centro di diffusione del cristianesimo. Pensate, un grandissimo santo, un padre della Chiesa straordinario, proprio Sant'Ignazio di Antiochia, e un fenomeno veramente unico, viene da lì. È stato un centro propulsore del cristianesimo. Perché dico questo? Perché le circostanze che hanno portato gli evangelizzatori ad Antiochia sono drammatiche. Ci sono andati perché stavano scappando in conseguenza di una persecuzione. Questo ci fa ricordare le parole che ci insegnavano le nostre nonne. Qui forse qualcuno se lo ricorda, che le sa pure lei. Non si muove voglia che Dio non voglia. Dio scrive dritto sulle righe storte, o no? Se Dio chiude una porta, apre un portone. Sono tutte quante cose vere, eccole. D'accordo? Quindi una cosa fa mai, ci hanno ammazzato Santo Stefano, ci ammazzano tutti, scappiamo, Dio ci ha abbandonato. No, non Dio non ci ha abbandonato manco per niente. Santo Stefano è subito in paradiso, il primo grande martire glorificato. I cristiani hanno ancora più forza, vanno in giro a predicare il Vangelo meglio di prima. Quindi dice, ma come, ripeto, non tranquillo, non succede niente, non succede. Sta sempre molto, molto tranquilli, perché Dio che tiene sempre in mano la storia e le situazioni. Poi c'è il Vangelo che ci continua ad accompagnare felicemente, le pecorelle e il pastore, e qui c'è questa piccola polemica tra Gesù e i giudei, no? Che vanno lì provocatoriamente, gli dicono, senti un po', se tu sei Cristo, diccelo chiaro tu, perché non tergiversare, parli le cose, dici un po'. E Gesù dice, ma io ve l'ho già detto veramente, però non ci credete. Non solo, ho fatto tanti miracoli, le opere che ho compiuto, insomma. Se uno fa miracoli, secondo voi, se voleste avere un pochino di... A chi era fatti fare miracoli? I miracoli sono un chiaro segno dell'origine soprannaturale di chi era fatti, del fatto che Dio è con lui. È interessante quello che Gesù gli dice, e concludiamo. Questo speriamo che non sia per noi, però ci dà molto da pensare. Voi non credete perché non siete mie pecore. Adesso ho fatto, era una delle omelie domenicane, non essere pecorelle di Gesù, ho mandato online questa notte. Allora, questi non ci credono perché avevano già deciso che Gesù, secondo loro, era mezzo matto, d'accordo? Era semplicemente uno che faceva delle cose strane, che bisognava sbarazzarsi il più presto possibile. Avevano già deciso. Quindi non c'era nel loro cuore, dice, aspetta un po', ma niente che mi fossi sbagliato e che fosse veramente in sant'uomo sto Gesù di Nazareth, perché io ho già deciso, siccome il figlio di un falegname, perché questo era Gesù, non aveva titolo per andare in giro a predicare, non aveva studiato nessuna scuola rabbinica, non apparteneva alla classe dei sacerdoti, non era uno scriba, non era nessuno. Dice, questo per fare in giro a predicare, ma che va a far falegname a Nazareth, no? Che senza piano, ma forse non sa bene manco quello che ti viene a predicare, ha fatto queste cose strane. Quindi, in base a questa apparenza, uno già dice questo, via. E il problema è che le apparenze ingannano, questo è un altro proverbio. Sapete che se ci ricordassimo bene tutti quanti i proverbi, capiremmo meglio. I proverbi sono il deposito della saggezza popolare. Allora, siamo sicuri che forse dietro questa apparenza ci sia veramente qualcosa di buono, perché questo effettivamente sembra santo. Fa opere grosse, fa i miracoli, non è che tante volte mi sono sbagliato e mi metto in discussione. Ecco, questa è la condizione fondamentale per essere il popolare di Gesù.
perché la pecora è un animale mite, è un animale umile. Chi è Gesù? Ecco, il caprone, Gesù, che c'ha le corna, un pettino così. Ma sapete che il caprone è simbolo di chi? È simbolo di un brutto personaggio, del diavolo. Quindi il caprone superbo non è la pecorella di Gesù. E se tu vuoi starti impettito nelle tue superbe, nelle tue cose, Gesù ti lascia stare. Però il problema è che è molto peggio per chi non lo accoglie. Gesù soffre vedendo i cuori duri, però sappiamo che non li violenta. Quindi chiediamo a Maria Santissima, questo ci rimanga sempre nel cuore, che ci dia la grazia di mantenerci sempre in un'umiltà profonda, nell'apertura a quello che il Signore vuole farci sempre più e sempre meglio conoscere di Lui, mai pensando di sapere tutto, perché quello è sempre un comportamento da tenere alla larga, anche perché come noi ha la grazia e la fortuna di poter stare vicino al Signore, ma il Signore non cessa di sorprendere, di far conoscere cose sempre nuove a chi ha la sua pecorella, che mantiene le porte del cuore aperte e gli permette di poterlo far crescere sempre più nell'amore e nella santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.